di Europa. Ora vi lascio all'approfondimento curato questa sera da Giovanni Gennaro, un viaggio nei sotterranei di Palazzo Madama, custodi di testimonianze di storia millenaria aperti per la prima volta alle nostre telecamere. Il telegiornale torna domattina alle 7:05 su Rai 1, grazie per averci seguito e buonanotte. Il Campo Marzio è stato uno dei centri della vita politica dell'antica Roma e oggi lo è dell'Italia moderna. Qui si trova il complesso dei palazzi del Senato che custodiscono un millenario filo di memoria che collega tradizione, storia e passione politica di ieri e di oggi. E proprio nei sotterranei del Senato si trovano le tracce più evidenti di questa eredità, a cominciare dal Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato. Qui 2000 anni fa si tenevano delle assemblee elettorali, il popolo eleggeva i suoi rappresentanti. Possiamo infatti ammirare il basamento di una colonna dell'immenso complesso dei Setta Iulia. Si trattava di un grande quadriportico esteso quasi quanto l'attuale Piazza Navona. Completati da Vipsanio Agrippa nel 26 a.C., sembra che l'idea originaria dei Septa Iulia sia stata proprio di Giulio Cesare. Con un salto di due secoli passiamo a Piazza Capranica, al Palazzo di Santa Maria in Aquiro, dove grazie ai lavori di manutenzione del Senato è stata individuata l'esatta collocazione del Tempio di Matidia e per la prima volta una telecamera scende nell'area degli scavi. Questo è il tempio edificato dall'imperatore Adriano nel 119 d.C. alla morte della suocera Salonina Matidia, per evidenziare la discendenza dinastica dall'imperatore Traiano, di cui Matidia era nipote. Da secoli si conosceva l'esistenza in questa area del Campo Marzio di un tempio monumentale, ma soltanto grazie ai lavori di ristrutturazione del palazzo operati dal Senato è stato possibile identificare l'area esatta del tempio e far emergere questa meraviglia. Ancora un salto di un secolo, questa volta per scoprire nel centro della città le vestigia di una delle abitudini più care agli antichi romani, le terme. Qui siamo nel tunnel di collegamento tra Palazzo Cenci e Palazzo Madama. In particolare alle mie spalle potete ammirare l'ingresso delle terme alessandrine, edificate sopra il complesso monumentale delle terme di Nerone. Si tratta di reperti archeologici particolarmente importanti, valorizzati dal Senato durante la presidenza Spadolini. Appena fuori da Palazzo Cenci, sede di uffici del Senato, un'altra sorpresa particolarmente gradita in questo inizio di estate romana. Proprio dalle terme alessandrine proviene questa vasca, rinvenuta durante i lavori di manutenzione in Senato, restaurata e dopo 2000 anni restituita alla città di Roma. Ritorniamo nelle segrete dei palazzi per un'ultima testimonianza storica. E dall'antica Roma siamo arrivati all'Unità d'Italia, quando il Senato finalmente ritorna a Roma, come testimoniato da questa lastra commemorativa che ricorda quando nel 1871 il Senato stabilì la sua sede definitivamente a Palazzo Madama. Risale ad appena un secolo e mezzo fa, ma si tratta del momento che ha segnato la storia del Senato moderno e dell'Italia.